volte capita che sei lì che ci dai di mano e pam! Schizzi la maglietta, i pantaloni e fai un casino tremendo. E proprio in quel momento entra in camera la mamma o la tua lei. E che le dici? Zartolin, tenga la mutanda. Oggi sarò la tua Donnarumma e ti insegnerò a parare gli schizzi meglio di come l'Italia ha parato i palloni agli europei. Portiere! Dove? Ma quali sono i migliori metodi per parare uno schizzo improvviso? Mia nonna diceva sempre ai suoi allievi: non c'è schizzo che puoi fare che un calzino non sa parare. Evita calzini di spugna, se no sarà come smanettarsi con una mola da ferro. Non le pare che sia il caso di dare una piallatina qui? Sì. Oh. Vediamo un po'. Oh, ancora una piallatina? No, no. Preferisci quelli fini e se hai una ragazza, rubagliene un paio dal cassetto. Aspetta! Almeno è più sicuro di un calzino. Molti di voi mi hanno confessato che fanno le loro cose nella doccia e che usano il vetro della doccia della cabina come bersaglio per i getti. Lascia! Ti ho in mano, fammi perdere! È ora di portarlo dal direttore! Il fazzoletto è la versione povera del calzino. Economico, facile da reperire e da sostituire con uno strappo di carta igienica o di Scottex della cucina. Tovaglia metro. Tac! Inoltre è perfetto quando ti trovi al lavoro e non vuoi schizzare la tazza dove si siedono anche i tuoi colleghi o in tutte quelle situazioni in cui non hai di meglio da utilizzare. Dentro le mutande, metodo perfetto per celare ogni intento. Farsela dentro le mutande è il modo migliore per fare cose durante la riunione di famiglia con la cugina acquisita che ha una scollatura che interessa. Tisite. Fammi la pompa! Usare il preservativo per parare gli schizzi è un po' come schiacciare una mosca con un carro armato. Voglio che tu sappia che pratico il sesso sicuro. Anch'io, amore.